Ebbene, allora, se lo fa è pazzesco, gli piaci. Allora, quali sono le cose che ti dicono inequivocabilmente, inesorabilmente che gli piaci? Perché anche questo è uno dei più grandi problemi che hanno le malgascione. Le malgascione hanno questo problema che non sanno mai se un uomo gli piace o meno, perché tu devi assolutamente evitare un meccanismo perverso, un meccanismo estremamente negativo che ti rovina completamente la vita, che è il meccanismo della proiezione. Perché purtroppo molte malgascione, molte carampane tendono a proiettare, cioè confondono l'amore che loro provano per qualcuno con l'amore che qualcuno dovrebbe provare per loro. E questo è un qualcosa che capita veramente molto spesso, no? Ci sono donne che pensano che siccome loro lo amano, anche questo le ama. E, no, e perdono completamente ogni contatto con la realtà. Non riescono più a fare le cosiddette verifiche di realtà, si rendono conto che praticamente sono completamente, diciamo, prive di qualunque possibilità. Questo è da tenere presente, è un fatto molto importante, un fatto fondamentale, perché ci sono delle situazioni che poi non si sviluppano nel modo giusto, no? È ovvio che se te proietti e pensi che il catramista casa integrato ti piaccia, ti ami, o quello che ti porta al parcheggio del cimitero o alla kebab da sporto ti ami, o quello che è geloso e possessivo, questo è un altro, ecco, questa è un altro degli errori più clamorosi che fanno le donne, che tra l'altro sono errori che possono anche costargli parecchio, questi in termini proprio, non dico esistenziali, ma proprio in termini, diciamo, reali, cioè nel senso che rischi di metterti il nemico in casa, no? Le persone gelose e possessive, quelle vanno scartate in 448, non devi neanche tenerle in considerazione, devi scartarle rapidissimamente. Perché se tu non le scarti, se tu non scarti le persone, diciamo, gelose, le persone nefaste, le persone negative, e tu ti vai a mettere in un cul-de-sac, ti vai a mettere in un vespaio, fondamentalmente. Ora, che cosa devi capire, cosa deve succedere affinché una persona ti ami? Altro errore che fanno le malgascione è quello di credere al love bombing. E quello di credere al love bombing è un altro errore che fanno molte malgascione. Cioè, cosa vuol dire love bombing? Vuol dire personaggi che ti fanno vedere come una divinità. Ti dicono, che brava, che bella, mi sono innamorato di te, appena ti ho vista, ti ho veduta da lontano e ho visto che eri veramente fantastica. Insomma, tutti quelli che ti fanno questi ragionamenti, come dire, scartali immediatamente. Perché non esiste che una persona ti vede e si innamora di te, non esiste. Come non può esistere che tu vedi una persona e ti innamori di lui. Se vedi una persona e ti innamori, vuol dire che sei disturbata tu. L'amore richiede, diciamo, come dire, tempi, richiede conoscenza, no? Quindi le persone che devi prendere in considerazione sono quelle che gradualmente iniziano a fare sempre di più delle cose per te. Gradualmente ti inseriscono nella loro vita senza fretta, ma neanche senza andare, come dire, come delle lumache. Le persone che gradualmente entrano nella tua vita, le persone che piano piano sono interessate a te, che ti presentano ai loro familiari, ti presentano a persone importanti per loro, ecco, questo è un segnale certo che piace questa persona, anche se paradossalmente non te lo dice. Perché un'altra cosa che tu non devi prendere in considerazione, altre due cose fondamentali che non devi prendere in considerazione, sono se uno ti scopa, perché se uno ti scopa non è che perché ti scopa ti ama. Questo è altro grave errore che fanno tutte le carampane e le malgascione, e se la prendono anche, mi ha portato a letto, fanno il giro, il verso dell'ostrica,
mi ha portato a letto e poi è sparito. Che stronzo, ma che stronzo è stronzo? Sei tu che sei stronza che gliel'hai data subito, no? Non è lui che è stronzo che ti ha portato a letto, sei tu che sei stronza che gliel'hai data subito. Sei stata fessa più che altro. E quindi è normale che lui sparisca, perché fa parte del gioco. Quello che tu devi fare invece è negare. Negarti, non dargliela. Perché se tu non gliela dai, e un uomo intanto si coinvolgerà di più, ma se un uomo continua a volerti vedere, continua a voler uscire, magari anche solo per fare una passeggiata, magari anche solo per mangiare un gelato, magari anche solo per, che ne so, camminare sul lungomare, per fare un esempio, è evidente che quest'uomo è comunque è coinvolto con te, sta investendo energie su di te. Ma altrimenti, se lui non fa nulla, senza nulla in cambio, beh, tieni presente che non ti ama. Certo, ci può essere uno scambio, meno male se c'è uno scambio, ma spesso si tratta di persone che se ne fregano, persone che non sono interessate a te, persone che vogliono soltanto pucciare il biscottino, diciamo così. E se pucciano il biscottino, non c'è altra possibilità. E quindi questo è un punto molto importante, è un punto fondamentale che devi tenere presente quando, diciamo, incontri una persona, e devi osservare anche l'assonanza tra quello che dice e quello che fa. Se una persona mente, ad esempio, no? Perché tu puoi capire se una persona mente, ad esempio, anche se una persona mente, lo capisci anche dal linguaggio non verbale, soprattutto dalle microespressioni facciali, perché le microespressioni facciali ti fanno capire, ad esempio, se una persona mente, se una persona ha paura, ad esempio, magari ha paura non perché tu lo spaventi, ma perché lo spaventano le cose che dici. Se tu parli di matrimonio e questo fa un gesto di questo genere, gli vedi la sclera bianca degli occhi per un secondo, questa è paura, no? Questo gesto, questa cosa qua è paura. Magari non lo fa subito, ma questo è un qualcosa che devi tenere presente. Oppure fa questo gesto qua, questa cosa qua che è disgusto. Insomma, il disgusto, vedete, anche si vedono anche nel disgusto questi solchi che diventano quasi quadrati, no? Nel disgusto, il naso che si arriccia. E si notano tantissimo. Ora, se una persona quando ti vede ha paura o disgusto, vuol dire che proprio di te non ne vuol sapere, no? Cioè, vuol dire proprio che di te non gli frega assolutamente nulla. Questo devi prendere in considerazione, un punto molto importante, un punto fondamentale. Se tu riesci a sviluppare, diciamo, queste caratteristiche, se tu riesci a sviluppare questa capacità, diciamo, di conoscenza, questa capacità di consapevolezza, allora potresti in qualche modo renderti conto che se questa persona ti ama o se questa persona non ti ama. Le persone evitanti, poi, sono persone che non ne vogliono sapere di te, cioè chi evita lo sguardo, chi non ti guarda negli occhi, hanno una personalità di tipo evitante, cioè sono persone che di te non ne frega niente, non ti guardano neanche in faccia, per dire, no? Come se tu fossi trasparente, come se non valessi niente. E questo è un altro punto fondamentale che dovresti prendere in considerazione. Le persone che invece sono veramente innamorate di te, quando ti vedono fanno il gesto, cioè la microespressione facciale legata alla sorpresa. La sorpresa può essere questa, perché nella paura la bocca tende a tendersi lateralmente, nella sorpresa invece tende a svilupparsi verso l'alto. Ecco, un'altra espressione che è quella di tristezza. La tristezza è questo, l'omega, vedete, questa è l'espressione di tristezza. Ecco, se una persona ti vede triste, non
Invece le persone che sono coinvolte con te sono persone allegre, sono persone che dimostrano gioia e la gioia si sviluppa in questo modo, un segnale simmetrico. Ecco, le persone che anche non si tratta di farsi una risata, ma si tratta di fare questo tipo di gesto. Poi ci sono le persone che ti guardano e poi distolgono lo sguardo. Persone che prima ti guardano e poi distolgono lo sguardo sono persone che ti abbandoneranno. Perché se una persona ti guarda e poi distoglie lo sguardo, il distogliere significa ti abbandono. Ti sta dicendo analogicamente prima ti trombo e poi ti lascio. Pensa a te, persona che ti guarda e poi guarda un'altra parte, dice prima entro dentro di te, ti trombo e poi giro dall'altra parte e ti lascio. Quindi se tu avrai a che fare con una persona del genere, prima verrà a letto con te e poi sparirà praticamente. Ecco quindi che invece devi vedere tutti i segnali di gradimento, i segnali importanti, per capire come conquistare una persona. E questo è un punto fondamentale. Se tu vuoi raggiungere, farti amare da qualcuno, devi assolutamente osservare il tipo di segnale, il tipo di comportamento che questa persona emette. Altrimenti rischi di prenderti in quel posto, rischi di rimanere vinculata e di essere completamente, diciamo, fregata, completamente fottuta. Bene, e comunque per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo.